you better knock, knock, knock over. I think you better knock, knock, knock over. You 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 think you better knock, knock, knock over. Signore, noi vorremmo bussare alla vostra del porto, del, insomma, alla porta del porto, alla posta del cuore. Io vorrei alla bussare alla posta del porto. Bussare alla posta del porto. Non perché abbiamo a questo punto un momento etnico, diciamo, dialettale, ma che avremo, che comunque avremo. Avremo. Ma non è a questo punto un momento etnico dialettale. Il momento che vogliamo così, nel quale vogliamo entrare a questo punto è il momento della poesia. Ah. Una poesia addirittura diventata anche più tecnologica. Perché sta per entrare con tanto di effetti speciali il nostro poeta Guido Catalano. Guarda che roba, sembra che... No, uguale. Come preferisci, tanto tu ormai, diciamo, sei luce indipendente. Sì, io sì, e quindi ti sto puoi... a mio agio, sto a mio agio qua. Sto a mio agio qua, ho la tecnologia questa volta, ho la tecnologia, ho la luce, e la luce direttamente attaccata al libro, signori, è una cosa nuova. Una cosa nuova, può anche essere addirittura quasi una luce che puoi illuminarti anche il tuo volto. Posso illuminare te, cioè, è pazzesco, no? Posso fare qualsiasi cosa con queste lucine che sono tra l'altro le stesse che usi tu, Mauro. Pazzesco. Siamo della stessa età, io devo dire. Sì, pazzesco. È, sono il segno dei tempi. Sì, 25 è un po' pesante. 25. Però... Si chiamano Migti Brigt. Sì, vuol dire... Ah, non so, io non l'inglese non forse, lo... forse lui, forse è chiaro. Forse... Quasi chiaro. Migti. No. Cosa vuol dire Migti? Tanto. Ma non so, cosa vuol dire Migti? Migti. Ce ne sono che... Vabbè. Mai. Esagerata. Mungo dice esagerata. Esagerato. Esagerato. Comunque sono proprio la stessa. Mighty Bride. Sì, sì, è quello lì. Però se la pronuncia. Allora Guido, la discoteca, mi trovi abbastanza pronto sulla discoteca, in quanto quando ero giovane io frequentavo la discoteca. Oh, addirittura, questa è una novità. Tu andavi in discoteca da giovane? Andavo anche in discoteca da giovane. Ma dove andavi? Tipo al Tuxedo? No, ma non tanto. Non così. Andavo nella discoteca. Dove andavi? All'Imbarchino. No, a Parigi. Io andavo a Parigi. A Parigi. Londra, Parigi. Le babouche. A Londra. Spesso andavo alla discoteca di Londra. Cioè, sì, quella forte. Cioè tu ti spostavi invece che per vedere le grandi capitali, esatto, per vedere le grandi discoteche. Esattamente, sì. Poi ho smesso hai perché smesso. Ho avuto anche esperienze spiacevoli. Mi sono stufato anche del suono forte. Sì. Io... E quindi ho avuto questa esperienza che volevo raccontare. Ah, quindi quella poesia che è una poesia che parla poi di un DJ alla fine, perché nella discoteca ci lavora il DJ, infatti ancora... io la voglio dedicare al mio DJ attualmente preferito, che si chiama DJ Margiotta. È la discoteca è... Questa poesia si intitola La ragazza più bella del mondo. Ero alla discoteca, al 19° bicchiere di chinotto. Vidi entrare la ragazza più bella del mondo. Faceva paura, abbagliava,
I maschi erano tutti pietrificati, le femmine incarognite a manetta. Nessuno aveva il coraggio di avvicinarla. Io mi feci avanti, la guardai dentro gli occhi e le dissi: voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabro in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Lei mi sorrise, che labbra, che capelli, sei emozionato, dai, è una storia vecchia. Lei mi sorrise, che labbra, che capelli, che extension. Sto morendo. E disse: sei simpatico, ma un po' troppo basso. Passò la serata a limonare col DJ. Grazie, Margiotta. Signori e signori, Guido Catalano! Grazie.